Amici di Simone Mazzola Padel & Tech, bentornati sul canale. Oggi parliamo di padel e più precisamente diamo spazio alla seconda recensione di racchette. Oggi parliamo della Head Graphene 360 Alpha Pro, in buona sostanza la pala di Sanyo Gutierrez. Per chi segue il padel non sarà un nome nuovo. Andremo ad analizzare pro, contro, sensazioni dopo la prova che ho potuto fare e materiale per permettervi di sapere tutti i segreti di questa pala firmata da uno dei migliori giocatori del World Padel Tour. Se siete interessati a saperne di più, guardate fino in fondo questo video perché vi darò anche le mie valutazioni finali e qualche piccolo consiglio. Nell'analizzare la Head Graphene 360 Alpha Pro di Sanyo Gutierrez partiamo da una curiosità proprio raccontata dal campione argentino in un'intervista. Questa pala è stata progettata, testata e varata dopo un anno di prove e aggiustamenti rispetto alla versione precedente per uscire nella versione 2021 come la pala migliore che il fuoriclasse argentino abbia mai utilizzato. Non dovrebbero esserci aggiornamenti o sorprese per il 2022, ma il giocatore non si è sbilanciato più di tanto quando ne ha parlato nei vari canali specializzati. Si è detto molto soddisfatto e appieno in sintonia con la pala che ha sostanzialmente collaudato. Ma ora andiamo a vedere di che tipologia di pala stiamo parlando. La pala ha una forma a diamante, il piatto è largo 24 cm ed è lunga 45 cm senza il suo laccetto che è di 17 cm e lo spessore di 38 mm. La parte interna è fatta da una gomma ibrida chiamata Power Foam che conferisce una discreta potenza, anche se su questo punto c'è un dibattito aperto e punti di vista piuttosto vari e anche distanti. Il peso di questa pala è di 373 grammi, la forma come detto diamante e ha un bilanciamento verso l'alto, più precisamente a 27 cm, perché come dicevamo strizza l'occhio non solo a un grandissimo controllo, ma anche a una buona dose di potenza. Ha un punto dolce molto ampio che permette un ottimo controllo e una buona risposta. Come detto proprio dallo stesso Sanyo Gutierrez, io con questa palla so precisamente dove andrà il mio colpo se l'impatto con la palla è buona. Non ho mai dubbi se sarà dentro o sarà fuori, lo so già prima. La tecnologia Graphene 360 è la novità sostanziale di questa pala. Infatti il materiale che fa da rivestimento origina dal carbonio e ha la capacità di dare una grandissima stabilità alla racchetta, fornendo così una sensazione di grande potenza sia dal punto di vista nero di mera potenza che di controllo. La tecnologia Smart Bridge invece consente di adattarsi a ogni stile di gioco, mentre il sistema anti-urto è utile per ridurre al minimo le conseguenze del tempo e degli impatti sulla pala stessa. Di certo la sua più grande qualità è il controllo, perché come enfatizza lo stesso giocatore argentino, la confidenza che si ha con questa pala è immediata. Il colpo si sente, si percepisce grazie al punto dolce molto ampio e un controllo che ti permette di giocare chikite e colpi di tocco in maniera molto 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 efficace. Un tema importante riguardante questa pala però è farla utilizzare ai giocatori giusti. Per goderne a pieno dei pregi è necessario avere un più che buon livello di padel, servono giocatori di livello medio-alto per poter cavalcare il controllo e regalarsi anche qualche colpo di potenza, perché in caso di poca tecnica questa pala potrebbe risultare quasi limitativa, per quanto possa essere limitativa ovviamente una pala di questa qualità. Personalmente non l'ho trovata così empatica con il mio gioco, forse perché sono proprio il primo a non essere così tecnico, ma credo che sia dotata effettivamente di un ottimo, ottimo controllo. La percezione che ho avuto però è di poca spinta e qui si apre il dibattito di cui vi parlavo prima, che trova riscontro in due correnti di pensiero. Chi la valuta come una palla prettamente di controllo e chi invece la sente comunque abbastanza potente nei colpi offensivi. Se l'avete provata o ci avete giocato, fatemi sapere qua nei commenti qual è la vostra idea, di quale corrente di pensiero siete. Personalmente mi trovo più dalla parte della poca potenza, infatti la percezione è di una grande sensibilità, ma relativa spinta.
Anche rinomati recensori di pale che ne hanno provate tantissime e diverse hanno idee piuttosto distanti tra di loro, tra chi non disdegna la potenza e chi invece la vede un pochino più limitata. Il gioco di rete funziona molto bene e le volée escono esattamente come si vorrebbero, proprio a comando. Pecca però un po' nei lobby invece a fondo campo, dove serve una buona tecnica e una buona dose di forza per farli riuscire in modo corretto e profondo. Diciamo che forse questo è il minus maggiore di questa pala. Il suo prezzo si aggira intorno ai 220 euro nuova, euro più o meno, ma fate attenzione a dove la comprate perché si trovano in giro anche prezzi superiori o fantomatici sconti da prezzi di partenza abbastanza fuori mercato. Un altro consiglio che vi do al netto di questa recensione è: se comprate la pala online, cercate di accertarvi sulla qualità della spedizione e dell'imballaggio, perché ormai sono sempre più frequenti i casi di pale nuove che arrivano da acquisti online o graffiate o danneggiate in qualche loro parte. E finché è visibile potete fare il reso, ma se il danno è interno rischia di diventare una situazione spiacevole dopo poco tempo e magari accorgervene in ritardo. Ma ora passiamo a un riassunto schematico dei pro e dei contro generali che ho rilevato personalmente di questa racchetta. Un grandissimo livello di controllo e sensibilità, si gioca veramente bene con questa pala. Un ampio punto dolce, come vi dicevo, è molto molto maneggevole e assorbe benissimo le vibrazioni. È relativamente potente, io l'ho trovata un po' poco spinta. È adatta prevalentemente a giocatori di medio-alto livello, il che di per sé non è un problema, ma va considerato quando si acquista in base al vostro livello di gioco, e lob difficoltosi, serve forza e tecnica per farli uscire davvero bene. Queste sono tutte le principali informazioni che, se state pensando di comprare la Head Graphene 360 Alpha Pro di Sanyo Gutierrez versione 2021, dovete sapere. Vi ho dato le caratteristiche generali, la mia visione e la mia esperienza sul campo. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un like e fatemelo sapere nei commenti con anche domande o curiosità se ne avete, anche condividendo semplicemente la vostra esperienza. Ovviamente mettete un bel subscribe se ancora non lo avete fatto e se siete appassionati di padel vi ricordo la novità, l'esclusivo canale Telegram che ho aperto in collaborazione con padelreview.net, dove potete già trovare oggi quasi 200 appassionati di padel che si scambiano idee e valutazioni su tutto quello che gira in mondo. Intorno al mondo del padel. Trovate il link in descrizione, cliccate e entrate. Io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine e vi rimando come sempre qui a un prossimo video su Simone Mazzola, Padel & Tech. Alla prossima!